Rivediamo perché è davvero un grandissimo gol. Capolavoro stop a tecnico. Seguire con l'esterno destro, quasi un tunnel, adesso non ho capito bene su Hagger, e poi l'esultanza, davvero un grandissimo gol di questo giocatore che sta dicendo a tutti: sì, non c'è Mario, ma ci sono io. Vediamo se la... sì, passa anche sotto le gambe di Hagger questo gol. È anche un cioè, gol bisogna rischia... saperli, volerli provare questi gol. No, beh, tecnicamente Osvaldo non si discute. Motta. Scattare Balzaretti, lo vede Motta il colpo di testa di Jacopo. Mentre questa è una palla che ci sta, perché però l'hai fatto per 50 metri e quindi hai cercato di servire un compagno in corsa, però la difesa e il sistema difensivo è rimasto intatto. Crondelli, Eriksen, ancora Crondelli, il cross per Bentner, il colpo di testa, il pareggio, 45 minuti e 3 secondi, Niklas Bentner, l'1-1 danese. Siamo caduti fine di tempo, sì, non all'altezza. Abbiamo detto bene, abbiamo sporcato un po' questa bella prestazione del primo tempo. Una palla e vediamo se c'è recupero, perché era finito da 3 secondi il primo tempo. Il cross di Crondelli. Sì, che prende il tempo a Balzaretti, che insomma non era Chiellini, non è nemmeno Ranocchia. Era molto largo. Rosso appoggia e poi di testa, insomma. Questo è il suo campo, insomma. Queste sono le sue palle. Qualcosa se in nazionale deve avere. Allo scadere del tempo. Si tiene palla Candreva. Lo ferma però Eriksen. Può partire la Danimarca. Non molla però Candreva. Arriva anche Ranocchia su Eriksen. Servito a Crondelli. Crondelli che va via a Ranocchia. Può crossare. Si ferma. Palla sul destro. Ecco il traversone per Bentner. Che ci arriva ed è il 2-1. Ancora Bentner. Ancora di testa. Ancora su Balzaretti. Fotocopia del primo gol. Ancora Balzaretti sorpreso, anche la sinistra Ranocchia per terra si è fatto sorprendere, perché qui molto bene Crondelli. Sì, sì, beh, il 2 contro 1 l'abbiamo chiuso. Questa palla non deve mai passare, non si attenzione deve mai scivolare, non si deve andare mai con sedere per terra. E poi insomma questo è quello che sa fare. È salito altissimo. Sì, sì. Doppietta per Niklas Bentner. Gol numero 23 e 24 in nazionale, è lui che tiene in piedi la Danimarca, Alessandro Antinelli. Cesare Prandelli pensa subito a giocarsi l'ultimo cambio, potrebbe entrare Gilardino. In gioco il pallone, ma di fatto lo regala a Crondelli, rimedia De Silvestri. In questi casi sarebbe preferibile metterlo in fallo laterale piuttosto che rischiare guai peggiori. Cerci per Osvaldo si accentra, palla sul destro, la conclusione, il gol, il pareggio dell'Italia, il 2-2. Ha pareggiato l'Italia, Aquilani, ancora una volta Osvaldo, assolutamente determinante in questa azione. Ha fatto un controllo con la palla attaccata al piede, poi ha cercato il tiro in porta, poi ci sta insomma in mezzo al traffico, qualche volta tocchi anche la palla, però insomma... Diciamo... Osvaldo decisivo da una parte come lo è stato dall'altra, Bentner... Non altro so se è fuori gioco, però guarda questa palla rimane incollata al piede. Con il destro. E non è fuori gioco, assolutamente. Devo vedere il tocco, se è stato di Aquilani. Sì, sì. Aquilani. Ha toccato Aquilani, spiazzando Andersen. Gol dell'Italia, 2-2 nel...